Spesso mi viene chiesto di chiarire dei dubbi che sono frequenti sullo spread trading o sul pair trading, la stessa cosa. Che significa fare trading su una coppia di titoli anziché su uno solo? Sul Proprio Real Time si può impostare questo trading qua. Cerchiamo di capire, diciamo, di chiarire i dubbi. Adesso non voglio entrare nel merito, no? Voglio solo chiarire alcuni dubbi sull'operatività, sul come operare in spread trading. Su Proprio Real Time c'è adesso, vediamo di arrivarci a Proprio Real Time. Eccolo qua. Allora, su Proprio Real Time è possibile impostarlo. Qui ce ne sono alcuni impostati, lo spread trading. Ad esempio, l'esempio che faccio adesso è lo spread tra BNY, che è Bristol Myers, e Guild, che credo si dica Gilead Sciences, che sono due farmaceutici. Bristol Myers molto più nota dell'altra, insomma. Sono due grandi farmaceutiche americane. Allora, per impostarlo, lo spread si imposta in questa mascherina qua, si clicca come al solito sulla chiave inglese, qua viene fuori questa mascherina e si inserisce qui il nome dello spread, che non può essere altro che Bristol Myers, BMY e GILD. Dopodiché, diciamo, qui si clicca su questi due pulsanti per confermare che il primo è Bristol Myers e il secondo è Guild. Dico Guild perché è difficilissimo, perché non so esattamente come si pronuncia questo Guild, Guy Lead probabilmente. Coefficiente 1 e coefficiente 2. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che qui il grafico che viene mostrato è la differenza tra la quotazione di Bristol Myers e la quotazione di Guild. Questa qui è la differenza tra il prezzo dell'una e il prezzo dell'altra. Questa differenza com'è calcolata? È pesata, nel senso che si dà qui in questo esempio qua ho dato un coefficiente 1 a Bristol Myers e un coefficiente 1 a Guild, cioè dire questo grafico non è nient'altro che la rappresentazione della differenza che c'è in quel momento tra il prezzo di Bristol Myers e il prezzo di Guild. Se io qui ci avessi scritto 2, questo grafico avrebbe rappresentato la differenza che c'è tra il prezzo di Bristol Myers e il doppio del prezzo di Guild. Adesso vedremo perché questo è. Qui noi andiamo avanti con uno contro uno e vedremo per quale motivo questa diciamo, differenza qua è importante. Allora, andiamo avanti. Memorizziamo quello che abbiamo detto e andiamo avanti. Normalmente, quando diciamo la scelta tra i titoli viene fatta calcolando, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5 titoli che sono tutti farmaceutici se non sbaglio. Perché vengono fuori questi titoli qua? Perché viene calcolato in qualche modo, chi sa operare Excel sa come si fa, e viene calcolato il coefficiente di correlazione tra i diversi titoli. Un coefficiente di correlazione che è venuto fuori, vi faccio vedere, eccoli qua, vengono fuori le matrici di correlazione, ripeto, in Excel è semplicissimo calcolarle, no? Queste robe qui. In ogni caso non è che siano molto importanti, adesso ci arriviamo. Questo qui sono stati calcolati, però state tranquilli che non è una cosa molto importante. Diciamo che indipendentemente dai calcoli di correlazione che ho fatto io, indipendentemente da questo, noi vogliamo capire se tra due grandi farmaceutici come Bristol Myers e Guild possiamo impostare uno spread trading, cioè dire
se possiamo fare trading non su titoli singoli, BNY e Guild, ma sulla differenza che c'è tra questi due titoli. Nella fattispecie, noi abbiamo scelto di fare il trading sulla differenza non pesata tra questi due prezzi dei titoli, tra questi due titoli, tra Bristol Myers e Guild, quindi differenza di prezzo secca tra i due, che si chiama spread. Spread, qui ho indicato con A e B, A Bristol Myers e B Guild. La differenza di prezzo è questa qua, meno 15,81, che è B7 meno E7, quindi B7 che è Bristol Myers, E7 che è Guild. Differenza di prezzo, punto e basta, nient'altro. Quindi questa è la quotazione, tra virgolette, che noi andiamo a tradare. Allora, la differenza di prezzo da un giorno all'altro, che ho chiamato di spread, la differenza di prezzo che c'è da un giorno all'altro, di prezzo, di differenza di prezzo, mi capite, no? La differenza di prezzo che c'è da un giorno all'altro tra lo spread, tra i due spread in sequenza temporale è di 1,05. Questo meno questo, un dollaro e 0,5. La differenza di prezzo che c'è tra A long, A è Bristol Myers, è 0,08, questo meno questo fa 0,08. La differenza di prezzo che ci sarebbe su Guild se noi la tradassimo normalmente long è 1,13. 1,13 è questo meno questo, ok? Se noi anziché Guild long, tradassimo Guild non long ma short, evidentemente la differenza di prezzo sarebbe esattamente questa con il segno cambiato. Un guadagno giornaliero, giornalmente di quel giorno lì, si tradurrebbe in una perdita di quel giorno lì. Se noi allora abbiamo Bristol Myers long e Guild short però, no, il guadagno di quel primo giorno sarebbe 1,05. 1,05 è 0,08 meno 1,13, quello che guadagniamo dalla posizione long e quello che guadagniamo, tra virgolette, perdiamo dalla posizione short. Allora, come vedete, il guadagno, il ritorno che c'è tra lo spread calcolato in questo modo, il primo long meno più quello, il secondo short, è esattamente la differenza di prezzo che c'è nello spread. Vuol dire che, perché tutto sta lo spiegone? Qui ci ho messo un bello ok. Perché tutto sto spiegone? Perché numeri alla mano, quando noi tradiamo lo spread, questo, così come ce lo fa vedere Pro Real Time, noi stiamo tradando Bristol Myers Long e Guild Short. Ok? Quindi il meno significa semplicemente che uno è long e l'altro è short. E quindi diciamo, operativamente, quando noi guardiamo il grafico con il Bristol Myers meno Guild, che è un grafico, noi stiamo assumendo che quello è il grafico di una posizione long sul primo e short sul secondo. E quindi la facciamo così, la costruiamo così, dando queste indicazioni al nostro broker, la prima long e la seconda short. Allora, per quale motivo facciamo questo ambaradan? Il motivo, guardate, l'unico vero motivo, non ce ne sono molti altri, anzi, direi che ce n'è ancora uno che adesso vi dico, ma in realtà il vero motivo è che se noi abbiamo una posizione long e contemporaneamente una posizione short, noi stiamo lavorando, tra virgolette, senza soldi. Perché nella posizione long noi dobbiamo versare dei soldi per comprare il titolo, ma nella posizione short noi veniamo accreditati di soldi dal broker.
Anche se sono soldi, come dico sempre, che non ci potete andare a prendere il caffè perché rimangono bloccati lì. Però diciamo, contabilmente è assolutamente vero che noi stiamo lavorando senza soldi o quasi senza soldi, perché le quotazioni non sono esattamente uguali. Se fossero uguali, noi lavoreremmo senza soldi, a parte le commissioni, a parte tutti i costi che poi il broker, state tranquilli, che ci carica, però è poca roba, insomma. Allora, diciamo, il punto è questo, no? Il punto è sostanzialmente questo, il fatto che noi operiamo in spread trading perché vogliamo, possiamo, ci fa piacere lavorare con un piccolissimo esborso di denaro, se non addirittura nullo. C'è un secondo motivo, che il ritorno di uno spread. Qui ad esempio, vedete, questo qui è M8, che è il ritorno dello spread, diviso B8 meno E7, che sono, adesso senza andare a vedere, ve lo dico io, sono, scusate, sono quanto pago B8 meno quanto incasso, tra virgolette, E7, che è il mio investimento, diciamo, vero. Anzi, andiamolo a vedere, non lasciamo niente di dubbio. B8 è Bristol Myers, ma qui avrei dovuto vendere B7 forse, vabbè, è lo stesso. Stiamo facendo una simulazione, quindi ci siamo capiti. B8 è quanto pago per Bristol Myers meno E7, che è quanto incasso per Guild. Il ritorno è 6,7%. Il ritorno di Bristol Myers in quel momento invece è 0,2%. Perché Bristol Myers guadagna, c'era qua, eccolo qua, 0,08 diviso il prezzo di Bristol Myers, che è 43,87. Ci siamo? La media di questi rendimenti, su questo breve saggio, no, senza pretese, per avere delle idee. La media del ritorno dello spread è l'1%, la media del ritorno di Bristol Myers è 0,3%. E questi conteggi qua si possono fare facilmente su casi più complicati, complessi, su casi generali, ed è abbastanza ovvio, no, che il ritorno sullo spread, se riusciamo ad azzeccare bene l'andamento, è maggiore che non il ritorno sui singoli titoli, perché investiamo meno, no? Allora, noi abbiamo il grafico dello spread. Questo qui è il grafico vero. A noi interessa l'ultima parte, perché quello che è stato è quello che ci interessa è adesso. Nell'ultima parte, questo qui è un trend al rialzo, cioè a dire, il trend dello spread è un trend al rialzo, ragione per cui la posizione consigliata è sullo spread è long, il che significa, per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, Bristol Myers long e Guild short. Questa qui è la posizione consigliata. Ultima annotazione: vede che non stiamo dicendo come si fa, stiamo dicendo qual è la tecnicalità che c'è sotto allo spread trading, no? Perché mi viene domandato continuamente, perché non è facilissima, no? Bisogna farci un attimo di attenzione. Allora, ultima annotazione: il prezzo di Bristol Myers oggi non è quello che abbiamo visto prima, perché quello era il prezzo un anno fa. Il prezzo dei titoli è quello che si legge in fondo alle colonne. Il prezzo di Bristol Myers in fondo alla colonna, letto in fondo alla colonna, è 59,56. Il prezzo di Guild è 76,54. Ragion per cui, diciamo, il rapporto tra il prezzo di Guild e il prezzo di Bristol Myers, fatto 1, il prezzo di Bristol Myers è 1,29. Si può, quella mascherina, no, perché in questo momento le mascherine non vanno.
vanno citate. Allora, vediamo se riesco. Eccolo qua. Questi coefficienti qua, volendo essere precisi, avremmo dovuto mettere qui 1 e qui mettere 1,29. Con un po' di pazienza ci si arriva a mettere 1,29. Anzi, mettiamolo così, non lasciamo niente di oscuro. Qui non mi ricordo se è virgola, non è punto. 1,29. Modifica, eccolo qua. Questo qui è, vediamo un po' se l'ha preso, non l'ha preso. Ah no, perché qui adesso bisognerebbe rifare tutta la manfrina. Sì, l'ha presa, eccolo qua, 1,29. Allora, che cosa vuol dire questa? Qui vedete che il grafico non è che è cambiato molto. Però, vabbè, se uno, perché siamo 1 contro 1,29, se il prezzo di Gilda, ad esempio, fosse 4 volte quello di Bristol-Myers, sarebbe opportuno scriverci qui 4, 1 a 4, perché la cosa cambia, no, sostanzialmente. Però quando siamo, diciamo, molto vicini, si mette uno a uno e non se ne parla più, senza farla tanto lunga. Ecco qua, questo è a questo che serviva questa ultima notazione qua, e io spero di avervi dato tutte le informazioni che normalmente mi vengono chieste, tutte le delucidazioni che normalmente mi vengono chieste. Sempre salvo errori e omissioni, mi raccomando, se c'è qualche cosa che non funziona, ditemelo e vedremo di sistemarlo. Ma mi pare che sia che torni tutto. Bene, buon proseguimento di giornata, arrivederci, a risentirci presto. Nel video c'è un errore di cui spero vi siate accorti. Abbiamo visto che i prezzi di Bristol-Myers e di Guild sono nel rapporto, Bristol-Myers è 59,56 quando abbiamo fatto i conti, questi erano i prezzi di allora, e Guild era 76,54, quindi un rapporto di 1,29 contro 1 di Guild contro Bristol-Myers. Allora, cosa ho detto? Ho detto che nella mascherina di Prodigal Time, i pesi dello spread dovevano essere di 1 per quanto riguarda Bristol-Myers e 1,29 per quanto riguarda Guild. Questo non è vero. Ripeto, spero che ve ne siate accorti. Perché? Perché uno dei problemi, cioè uno dei motivi per il quale si fa uno spread è il fatto che, ripeto, forse uno dei più importanti, è il fatto che lo si fa, si tende a farlo senza esborsi di capitale. Perché Bristol-Myers a 59,56 va comprato, quindi bisogna pagarlo. Guild invece va venduto a 76,54, quindi questi sono incassi, non sono incassi, come dico sempre, con cui ci vai al cinema immediatamente, però incassi sono, ragion per cui per fare, diciamo, l'operazione senza, diciamo, in parità, bisogna che Bristol-Myers sia comperata per un 1,29%, un rapporto 1,29 in più rispetto a Guild. Infatti, se noi moltiplichiamo 6,59,56 per 1,29, viene fuori esattamente 76,54. Cioè, dire, se noi per ogni Guild comperiamo un 1,29 azioni di Bristol-Myers, siamo in parità e quindi realizziamo quel sogno, tra virgolette, cioè dire quell'obiettivo che è quello di fare l'operazione senza esborsi né incassi di denaro. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui
Non bisogna mettere 1 a Bristol Myers e 1,29 a Guild, ma bisogna mettere 1,29 a parte il fatto 1,29 a Bristol Myers e bisogna mettere 1, se ce la faccio, esatto, 1 a Guild. È così. Cambia niente nel grafico, no? Perché non, perché diciamo le differenze eccolo qua, 1,29 e 1, perché le differenze sono troppo piccole. Se però diciamo il rapporto tra i prezzi fosse Guild, che è 4 volte Bristol Myers, qui bisognerebbe scriverci 4 e allora probabilmente il grafico cambia. Mi raccomando, state attenti, non fidatevi mai di quello che dice chiunque, compreso il sottoscritto. Bene, a presto, a risentirci presto, grazie.